Che cosa intendiamo con vaginite? Intendiamo un'affezione patologica provocata da diversi patogeni che a livello vaginale, più in basso o più in alto a livello cervicale, la parte finale della vagina, creano una vera e propria infiammazione o infezione. I sintomi delle vaginiti sono diversi in base al patogeno che le ha provocate. Le vaginiti sessualmente trasmesse sono piuttosto pericolose anche per la fertilità futura delle donne perché, essendo sessualmente trasmessi e trovandosi a livello cervicale, quindi la parte più in alto della vagina a contatto col collo dell'utero, possono, se non curati tempestivamente, risalire anche nell'utero fino alla parte più alta dell'utero che è a contatto con le tube, provocando nel peggiore dei casi anche occlusione tubarica, come succede per esempio per la clamidia. I patogeni sono diversi, possono essere micoplasmi, ma possono essere anche altri tipi, gonococchi, streptococchi, stafilococchi, oppure ancora la più comune forse, la vaginite da candida, che in realtà è un fungo saprofita, quindi un fungo che vive in equilibrio con il nostro corpo, ma che in alcune situazioni può proliferare e dare dei problemi. I sintomi in genere delle vaginiti prevedono arrossamento, bruciore, fastidio, dolore e perdite, ma appunto in base al patogeno va valutato qual è la causa della vaginite e il ginecologo ti può aiutare. Il miglior metodo per vedere qual è il patogeno è un tampone vagino-cervicale completo in modo tale da poter fare una terapia adeguata.